Da quando io sono arrivata alla Camera, la prima cosa che penso che abbiano fatto è scegliere un nuovo responsabile della comunicazione che sia in contatto con tutte queste community, che sia in contatto con questo mondo dell'innovazione digitale. Per cui credo che questo sia stato un grande passo avanti perché la Camera ha capito che non basta un ufficio stampa, serve proprio un responsabile comunicazione che comunichi nell'era digitale con gli strumenti dell'era digitale, quindi sui social e anche dal punto di vista dell'interloquire con le comunità e gli influencers che si occupano di più di questi temi e che hanno sempre chiesto alla Camera, alla politica, alle istituzioni l'attenzione e non si riusciva mai a rispondere in maniera adeguata. Quindi non voglio dire che io sono la persona giusta, però sto cercando di essere il punto di riferimento, un po' la chiave che apre, per cui da una parte le community e gli influencers mi cercano per portare le loro istanze alla Camera e aprire quindi alla Camera il discorso tra cittadini e istituzione. Dall'altra parte, secondo me, è utile che io riesca a dare uno spazio ai politici che sono lì, perché poi la Camera si chiama Camera dei Deputati, perché è dei deputati, quindi i deputati che sono lì, che sono i più innovativi, quelli che più vorrebbero portare queste istanze, divento la loro interlocutrice per dare spazio, per esempio, per l'organizzazione di convegni, di incontri e per iniziative che siano veramente poi utili. Allora, le prime due iniziative finalmente posso annunciarle perché ieri ho avuto l'approvazione del Comitato di Comunicazione della Camera, perché la Camera è una grande burocrazia, sto scoprendo, no? In questi mesi che sono lì, dove però le cose si fanno per davvero, quindi funziona, devo dire. E in questo comitato di comunicazione, che è composto dai membri, dai membri dei gruppi politici che ci sono, quindi tutti i deputati rappresentativi del loro gruppo, e dai tre questori e dal segretario generale della Camera, è stato approvato un progetto di una serie di incontri più informali, cioè che non siano i soliti convegni, ma che siano incontri più informali aperti anche proprio alla partecipazione dal basso, in streaming, quindi completamente aperti e innovativi dal punto di vista dell'informazione, non è il classico convegno chiuso dove se non sei iscritto non puoi partecipare. E facciamo un bar camp l'11 aprile prossimo e il bar camp sarà dedicato ai temi dell'agenda digitale europea e quindi a scegliere gli indicatori dell'agenda digitale europea e lavorare sugli indicatori per migliorare e portare nuove idee. E il barcamp sarà l'11 aprile, sarà uno di tanti barcamp che poi ci saranno, però questo sarà il primo ed è un buon format perché è un format insomma, informale. Di portare un pensatoio informale degli influencers alla Camera per avere proposte dal basso, che non siano proposte che arrivano soltanto dai politici che sono stati eletti alla Camera, ma che arrivino anche dalla società civile. E poi, dopo il barcamp, faremo un hackathon e abbiamo organizzato insieme, grazie alla donazione del marchio e del dominio anche Code for Italy, che si ispira al Code for America di Obama, quindi di invitare gli sviluppatori a scrivere codice per le istituzioni, per la pubblica amministrazione. Faremo un Code for Italy che a questo punto diventa di Montecitorio, per la Camera diventerà l'istituzione a cui tutti quanti le pubbliche amministrazioni vogliamo che si ispirino, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, insomma, ma anche i consigli regionali, insomma, vogliamo che si ispirino alla Camera e trovino nella Camera il sostegno per poter sviluppare codice aperto e dati aperti, noi abbiamo tanti dati open data alla Camera che sono sul sito dati.camera.it, c'è un set proprio di linked open data che però non è mai stato riusato e finalmente li apriamo al riuso, quindi invitiamo gli sviluppatori, una call for action di sviluppatori a venire alla Camera e usare i nostri open data per sviluppare applicazioni. E queste sono già due iniziative che secondo me sono un contributo per un passo concreto, che non siano solo chiacchiere, ma insomma che si porti alla fine a un risultato. E speriamo che questo sia l'inizio di un bel percorso. Io sono qui per 2 anni, vediamo se poi continuerò.